certo vederlo così. Era tanto bello quando c'erano centinaia di persone. A volte è triste. Questo è un locale, come ben vedi, prettamente notturno. Ci sono ancora gli shot? Ci sono ancora, c'è qualche bicchiere ancora. E quindi è un locale che la notte per il DPCM non esiste più. Quante persone ci lavoravano? Qui sono circa 12 persone. E riaprirà quando? Riaprirà in pratica quando finirà tutto, nel senso quando saremo... Quando finirà la pandemia? In pratica sì. Quindi questi saranno i primi ad essere licenziati forse? Purtroppo, sì. Questo è l'altro mio locale, è un locale proprio che si vive soprattutto di sera, quindi pizzeria. Quindi tra i licenziati necessariamente ci sarà qualcuno, certo, di loro? Certo, ce ne sono anche di qua, purtroppo. Di tutti i locali? Tutti i locali. Lei ha molti locali, quanto paga d'affitto? L'ho messo intorno ai 16.000 mensili. Non ha chiesto al padrone di casa di fare il credito d'imposta? No, sì, l'ho chiesto certo a tutti, ma nessuno... Ripeto, nessuno, più del 90% non vogliono il credito d'imposta. Quanto prendono di cassa integrazione? C'è chi prende 300, 400, 600, quindi sono disperati. 900. Certo. Quanti dipendenti ha fra tutti i locali? A pieno ritmo, anche con il lido estivo, siamo su 70 persone. Quante ne licenzierà? Purtroppo sicuramente la metà dovrò per forza licenziare. 35. Penso di sì. Ma qualcuno l'ha fatto la domanda precisa? Ad aprile mi licenzi? Sì, molti. Molti? Sì. E lei che ha risposto? Io, è dura, ho detto ora vediamo come possiamo fare, un po' veramente ho divagato da... tra quelli licenziati ci saranno... grandi e i più che lei giovani. Conosce da quanti anni? Che c'è gente che lavora con me da 15 anni, da 10 anni, perché quando gli dicono i figli come faccio, ho 50 anni, dove vado, che gli dici? Dico, no. Poi anche se tu dirai fra un anno magari ti riassumo, poi lo Stato ti dà agevolazioni fino a 36 anni, quindi quello a 50 che fai? Come fai? Una detassazione? Una detassazione, sì, perché per 3 anni non si pagano contributi. Quindi lei riprenderà solo i più giovani? Certo, che devi fare? Uno poi si... Devi pensare all'azienda, purtroppo. E i cinquantenni che faranno? I cinquantenni sarà difficile, perché non è che non li riassumerò io, non li riassumeranno neanche gli altri, perché anche gli altri imprenditori, assumeranno gente giovane dove hanno la detassazione. Andiamo da Fabio, che è uno degli chef del locale più importante di Denny. In questo momento mi trovo in cassa integrazione, stiamo vivendo un periodo veramente assurdo e paradossale. Come si sente? Mi sento male. La metà di voi potrebbe essere licenziata, lei ha paura di perdere il posto di lavoro? Io ho paura, certo, io ho 53 anni, non le nascondo che non sto facendo più progetti a lungo termine, io ho una famiglia, ho un figlio e quindi mi trovo, ecco, a dover affrontare problemi che prima sinceramente non pensavo di dover affrontare. Anche perché è difficile ritrovare lavoro alla sua età. Sì, quanti ristoranti, quanti imprenditori riusciranno ad andare avanti? Ecco, il futuro è questo, non sappiamo...